Fan News, ben ritrovati nella nostra rubrica Appuntamento con. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Amelia Forte, buonasera dottoressa. Buonasera Tessa. Candidata al Consiglio regionale della Campania nella lista di Forza Italia con Caldoro presidente. Amelia Forte è una dottoressa molto conosciuta, un medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia. Tra l'altro veniamo proprio dal periodo della pandemia, dell'emergenza Covid, ed Amelia è stata impegnata in prima linea come medico chirurgo presso il team Covid della provincia di Caserta. Immagino insomma sia stato un periodo anche molto impegnativo. Un periodo impegnativo, ma forse uno dei momenti più belli della mia vita, dove mi sono sentita davvero medico. Diciamo che essere medici è un po' una vocazione. Io nasco in una famiglia di medici dove ci hanno insegnato che il medico non è il commerciante che vende una lista, il medico è quello che senti dentro. E per la prima volta mi sono sentita medico a tutti gli effetti, perché ci siamo trovati in un momento storico difficilissimo del mondo, di questa pandemia, con un nemico sconosciuto e dove abbiamo avuto paura, perché fondamentalmente mentre tutti dai balconi ci chiamavano eroi, vi posso assicurare che non è stato così. Siamo stati un po' abbandonati e ci siamo trovati a lottare questo nemico senza tutela da nessuno. Ci siamo auto-isolati per salvaguardare anche la vita dei nostri cari. Io non ho visto i miei familiari per almeno un mese. Certo, immagino. Amelia, arriviamo al dunque della nostra intervista. Assolutamente sì. Come dicevo, sei candidata al Consiglio regionale della Campania. Come nasce l'idea di questa candidatura, di questa nuova esperienza? Diciamo che la mia candidatura nasce in maniera spontanea, perché sono sempre stata tra le linee di Forza Italia. Ho sempre abbracciato il progetto di Forza Italia, che è poi il progetto di centrodestra, il concetto della democrazia, e un po' spinta dagli amici e dagli esponenti locali del centrodestra, ho deciso di candidarmi. Ho deciso di candidarmi anche perché io lavoro sul territorio, sono figlia di questa terra, ho le origini e più anche le mie aspettative, e sinceramente penso che non sia più il caso di guardare con pessimismo al nostro futuro. Ma dite, io viaggio tanto per lavoro e diciamo che ogni qualvolta rientro a casa viaggio sia per lavoro che per divertimento. Lascio la valigia e dico, sono stata lì in un posto bellissimo, un luogo spettacolare, molte belle cose, e dico, ma se sta ce l'ha, perché fondamentalmente bisogna andare all'uomo in Umbria, bellissimo, Sesto è un uomo stupendo, perché dobbiamo elogiare le ceramiche di Cusano Monti? Noi abbiamo delle ceramiche a Cascano che sono meravigliose. Allora rimane con la mano in bocca e dice, non è possibile che un territorio che potrebbe vivere di turismo, è un territorio ricco di arte, di cultura, perché no? Perché purtroppo Sesto è stata vittima di una politica sbagliata. E la mia candidatura nasce anche perché, soprattutto alle nuove generazioni, ha trasmesso un messaggio diverso. Il messaggio che non esiste la politica del voto di scambio, non esiste la politica del ricatto, la politica del clientelismo. Per far risorgere questo territorio c'è bisogno della buona politica. La politica buona è la politica delle competenze, la politica dell'agire. E la politica del voler fare, soprattutto mettere le proprie passioni a disposizione del territorio. Io sono un medico, tutto ciò che ho sempre fatto l'ho fatto con passione. Il mio lavoro, io impazzisco, morirei senza il mio lavoro, ed è penso la cosa più bella del mondo per veder nascere un bambino. E ti posso garantire che ogni qualvolta nasce un bimbo, quel pianto è un'emozione anche per me. Veder nascere tanti bambini e poi pensare, ma nasceranno per poi andare via? Perché questo non è più un territorio che può accogliere le nuove generazioni. E purtroppo, se soprattutto ai ragazzi non viene trasmesso il concetto di democrazia, io penso che questo territorio pian piano andrà sempre peggiorando. E quindi ho deciso di candidarmi proprio perché sento il bisogno e sento la necessità di mettere la mia forza, le mie passioni, il mio entusiasmo, non solo più nel mio lavoro, ma lasciare il mio tempo libero per veramente riuscire a rilanciare questo territorio che è Madrid, è meraviglioso. Certo. Amelia, è veramente molto chiare, complimenti. Nonostante tu sia fatto la tua esperienza politica e di candidata, sì, ma sei figlia d'arte, ricordiamo che il tuo papà, il dottore Giuseppe Forte, è il coordinatore cittadino di Forza Italia, sì, qui a Sessa Unica. Sì. Quindi tu comunque hai un'esperienza di militanza, sì, no? Giovanile. Sì, da sempre. Diciamo che la politica mi ha sempre affascinato.
Nel mio lavoro faccio anche politica sanitaria, io sono un ruolo attivo nelle società scientifiche, sia a livello regionale che a livello nazionale, ma non ho mai avuto un ruolo attivo nella politica locale. Chiaramente Forza Italia, perché sono sempre stato un esponente del centrodestra, e io penso che nella vita se non hai un po' di coerenza e continui ad andare avanti. E quindi la scelta del centrodestra è una scelta dei miei valori, una scelta di democrazia, è una scelta di coerenza, certo. A me per chiederti una cosa. Tu scendi in campo in un contesto molto delicato politicamente parlando, no? Abbiamo comunque dei candidati abbastanza noti nell'ambito del centro-sinistra che già hanno comunque alle spalle una bella esperienza, un'importante esperienza. Ecco, voglio chiederti cosa pensi che possano darti gli elettori in questo momento e cosa credi di poter a tua volta dare come contributo alla tua città, al tuo territorio? Matilde, sicuramente non è il contesto più semplice per la mia prima volta, però ti dico una cosa, per me, come dicevi tu poc'anzi, è la mia prima volta in politica e sono l'unico candidato del centrodestra locale. I miei avversari sono esponenti e candidati di un centro-sinistra che sia localmente che a livello regionale hanno potuto amministrare la Campania, la provincia di Caserta e soprattutto il comune di Sesta. La risposta te la dà da sola, perché non hanno mai cambiato realmente qualcosa. Il cittadino continua a vivere sulle promesse, sugli ideali e continua a dire che sta morendo, non cambia nulla, perché non si fa nulla. Allora io non penso che sia un territorio difficile questa volta. Io gioco sul mio entusiasmo, sulle mie passioni, sulle mie competenze e sul voler davvero fare qualcosa su questo territorio. Gli altri già hanno dimostrato, ragion per cui i cittadini, i sestani, ma soprattutto tutti i casertani oggi hanno la possibilità di poter realmente cambiare credendo nei valori della buona politica, della democrazia, per poter provare tutti insieme a ridare dignità al nostro territorio. Perciò il 20 e 21 settembre, se davvero ci crediamo, votiamo Caldoro presidente, votiamo il centrodestra, ridiamo nuova dignità alla regione Campania. Forza Sesta, Forza Italia, viva la libertà!